Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Total Tank Simulator. Oggi sconfiggiamo i francesi una volta per tutte e poi ci attenderanno incredibili scontri contro le potenti unità corazzate inglesi. Per fortuna che sblocchiamo tanti nuovi carri, tra cui il Tiger e la potente fanteria anticarro. Buona visione! Perfetto, eccoci ritornati all'invasione della Francia. Ci restano due missioni per poter portare a termine anche la seconda azione della campagna della Germania. Allora, abbiamo anche un bel po' di punti scienza da poter spendere. Mi sono accorto che non abbiamo sbloccato i cacciacarri. Prima però dobbiamo comprare il cannone anticarro che ci costa pochissimi punticini. Ecco, di facendo possiamo poi comprare il cacciacarro. Anzi, ora che noto bene, possiamo anche sbloccare il pack 43 anticarro potenziato. Con questo dovremmo riuscire ad abbattere tutti i carri che si avvicineranno troppo eventualmente alla nostra base. Ok, allora, ho visto che il nostro ufficiale, guarda un po', è stato ovviamente rapito. Eccolo qua, vediamo quindi di pagare il nemico per rilasciarlo. Signore, per favore, ne abbiamo parlato, la smetta di farsi rapire. Perfetto, scopriamo cosa dovremmo fare in questa penultima missione. Questa volta dobbiamo proteggere il VIP e non attaccarlo. Il generale Telone è sceso sul campo e è andato ad Amiens a parlare alle proprie truppe per cercare di rincuorarli, perché ne sono morti a centinaia negli ultimi scontri, e ovviamente il nemico ne vuole approfittare per uccidermi. Ok, ci sono molti più VIP del previsto, perché ci sono ovviamente anche i sosia del Telone, perché io sono stato furbo e quindi ho fatto fare la plastica a un sacco di soldati in modo tale che assomigliassero a me. In verità basta mettere in faccia la maschera del DroneGamer e abbiamo risolto tutto. Per contro, i nostri avversari hanno schierato un bunker, un gran numero di unità di fanteria, numerosi carri, sono dei carri armati medi per adesso, e da quest'altra parte hanno anche un aeroporto, il che vuol dire che, come potete notare, hanno anche dei bombardieri in picchiata che dovremo assolutamente abbattere prima che riescano a sganciare le loro bombe sui nostri VIP. Viste le numerose forze aeree nemiche e il fatto che hanno un aeroporto, direi di spendere un bel po' di soldi comprando dei flak della contraerea, così facendo dovrebbero abbattere tutti gli aerei nemici prima che si avvicinino troppo. Per fermare invece l'avanzata dei carri nemici, direi che è giunto il momento di inaugurare il nostro anticarro potenziato. Neanche a farlo apposta, l'abbiamo proprio sbloccato al momento giusto. Casomai, alcuni anticarri li possiamo mettere anche vicini ai carri dei nostri VIP. E sul fronte potremmo anche mettere alcuni bunker che sono anche armati di anticarro, ma soprattutto possono ospitare la fanteria. Il resto dei soldi li spenderei casomai per comprare alcuni carri panzer della serie, meglio che nulla. Perfetto, abbiamo speso praticamente tutto, quindi che lo scontro abbia inizio. Oh mio Dio, speriamo bene. Come potete vedere, i nostri hanno già iniziato a deforestare tutta la zona. Se non si fosse capito, alle nostre truppe non piacciono le foreste, perché di quelli per porca. Nel frattempo, i velivoli nemici stanno già precipitando. Arrivederci, signore. Precipitato malissimo, mob, dettagli. Ok, sembra che i nostri bunker, tuttavia, non stiano resistendo molto bene e me li stanno abbattendo, probabilmente, con l'artiglieria dalla distanza. Nel frattempo, potete vedere che buona parte dei carri nemici sono stati praticamente distrutti. Non ne restano molti. Perfetto, questi sono quelli che mi preoccupavano di più. Ehi là, abbiamo abbattuto anche il loro aeroporto. Per davvero, siamo stati davvero rapidissimi. Ho messo giusto un paio di unità di artiglieria che ce l'hanno fatta. Incredibile. E in me che non si dica, ci siamo aggiudicati la vittoria. Ancora una volta è stata una battaglia rapidissima, ragazzi. Incredibile. Perfetto, abbiamo ottenuto un sacco di fondi e una marea di punti ricerca giusto in tempo per poter passare alla missione finale a Parigi. È un'ondata di difficoltà massima e il nemico avrà tendenzialmente carri armati e un sacco di fanteria. Wow, il limite denaro è altissimo, come potete vedere, ci daranno una marea di punti scienza e anche un bel po' di denaro. Allora, vediamo un po' cosa possiamo sbloccare. Di sicuro il Panzer 4 per il nostro ufficiale, altrimenti me lo abbattono sempre e poi me lo rapiscono. Perfetto, andiamo nella scheda ufficiali e per 1000 di denaro gli possiamo sbloccare il suo nuovo veicolo. E direi casomai di tenere il resto dei punti ricerca per quando passeremo alla mappa successiva, il che vuol dire che sbloccheremo praticamente l'albero tecnologico di terzo livello con tanti carri. Oddio, il Tiger! No, il Tiger lo voglio tantissimo. Allora, come potete vedere, ancora una volta siamo noi al centro della mappa, il che vuol dire che il nemico ci attaccherà dai vari fronti. Ovviamente vediamo solo la prima ondata, da che parte arriverà, e poi ovviamente sarà un terno al lotto capire da dove ci attaccheranno le unità nemiche. Allora, in questa prima ondata dovremo fronteggiare dei carri leggeri potenziati, qualche cacciacarro e qualche carro medio. Oh, santo cielo, investirei in prima linea mettendo tendenzialmente gli anticarro potenziati girati verso il nemico. Girati verso il nemico, Jenny! Vabbè, speriamo che si girino prima o poi, qualcun altro ne mettiamo qua dietro in modo tale da fermare in tempo l'avanzata del nemico. Casomai mettiamo qualche Stug 3 cacciacarro
E vedete che dovremmo abbatterli nel giro di pochissimi secondi. Oddio, potremmo anche fare i furbacchioni. E qua davanti gli mettiamo un bel campo minato, così che quando tentano di invaderci i loro carri esploderanno in un cumulo di lamiere brucianti. In caso si attacchino da sud, piazziamo ovviamente anche qui qualche altro cacciacarro. Avremo bisogno anche dei nostri Panzer 5 o Panzer 5, perché qualcuno mi ha corretto nei commenti e vi dicendo, ma vabbè, dettagli. Li mettiamo un pochettino dovunque, visto che mi aspetto un bel po' di carri nemici che ci attaccheranno senza un minimo di rispetto. Ottimo, non ho altre idee, quindi che lo scontro abbia inizio. Non so dove sia Parigi qua, ma vabbè, dettagli. Ok, potete vedere che la battaglia è iniziata di brutto. Stiamo già distruggendo case come non ci fosse un domani. I nostri sono passati sui sul campo minato. Ma allora siete scemi forti. Il nemico batte in ritirata. Francesi, perché voi battete sempre in ritirata? Siete voi che attaccate noi? Ma vabbè, dettagli. Vabbè, per la prima ondata gli abbiamo praticamente distrutto la maggior parte delle unità. Vedete che la barretta si è praticamente svuotata. Uila! Ragazzi, non inseguiteli tutti, altrimenti non possiamo fronteggiare le prossime ondate. Ok, la prima ondata l'abbiamo sconfitta. Come potete vedere, dal lato sud invece stanno arrivando una marea di carri nemici. Porco cane, alcuni sono anche belli pesanti. Oh, ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo. I nostri aerei, se non si schiantano a terra, dovrebbero riuscire a bombardare tutti i veicoli nemici. Veloci con quelle bombe, porca di quelli per porca. Ok, bravi. In men che non si dica, glieli abbiamo distrutti tutti. Ok, resta una terza ondata, e che è praticamente solo fanteria. Non hanno speranza, ragazzi, non hanno speranza. Stanno entrando nei boschi, ma in teoria con l'artiglieria e il resto dei carri armati che abbiamo schierato dovremmo farli fuori, in men che non si dica. No, c'era un nostro carro qua che girava andando a funghi, porca di quelli per porca, e me l'hanno battuto. Oh mio Dio, visto in prima persona, ammetto, fa abbastanza strano. Stiamo avendo un po' di difficoltà a effettivamente a raggiungere le unità nemiche, perché si sono immessi nei boschi. E quindi i nostri carri, prima di passare, devono disboscare praticamente tutto. Ah, eccoli qua, li ho trovati. Aspetta, Bonnie, aiuto. Oh porco cane, mi ero fatto fuori, non mi ero accorto. Ok, restava un ultimo tizio che stava battendo in ritirata. Sperava che non l'avessero visto. E invece, vittoria, sei sopravvissuto a tutte le ondate. Yes. Oh, porca di quelli per porca. Mi sono accorto adesso che ho speso più soldi di quelli che ho guadagnato. Vabbè, non importa, ne avevamo un bel po'. L'importante è che ci abbiano dato ma proprio tanti punti ricerca. Viste, comandante? Con questa vittoria schiacciante abbiamo inviato un chiaro messaggio al mondo intero. Il Reich è impatibile. Alla faccia del quartier generale e della sua scarsa comunicazione. Yay. Ok, questa volta ho ottenuto una vittoria maggiore, visto che ho completato la campagna senza perdere nessuna battaglia. Perfetto, mi hanno dato anche la promozione a capitano. Yay. Ma sapete che mi sono dato il grado di generale da solo, perciò. I colleghi della Luftwaffe hanno fatto un lavoro straordinario nella battaglia d'Inghilterra. Hanno ridotto Londra a un cumulo di macerie. Portiamo a termine il compito. Togliamo gli ultimi soffi vitali all'impero britannico. Ed infatti, come potete vedere, questa volta ci siamo spostati in Gran Bretagna con una prima azione che sarà un'ondata. Allora, vediamo un po' se il nostro ufficiale... Ovviamente ce l'hanno rapito, perché mai una cavolo di gioia. Però abbiamo il nuovo albero tecnologico di livello 3. Oh, io un Tiger lo vorrei, se non le dispiace. Non il negozio svedese, per inciso. Guardate che bestiolina. Oh, con questo apriremo i chiulli del nemico. Ma potremmo anche comprarci, tanto che ci siamo, un cacciacarro, che è l'unico effettivamente in grado di distruggere i carri pesanti efficacemente. Perfetto, le nostre unità di aria, vediamo un po', dovrebbero aver sbloccato qualche nuovo aereo. Abbiamo degli aerei da trasporto, che ci permetterà di paracadutare le truppe direttamente sul campo di battaglia, ma per adesso non lo posso sbloccare. Eventualmente abbiamo il Flakpanzer, che praticamente è un'artiglieria antiaerea mobile. Oddio, quella che abbiamo per adesso si comporta abbastanza bene. Dai, sblocchiamolo, perché ci permetterà casomai di evitare gli attacchi dei nemici dall'alto in caso di necessità. Perfetto, allora iniziamo la prima missione a Nottingham. Ancora una volta è un'ondata, il che vuol dire che il nemico ci attaccherà in continuazione. Questa volta siamo nel bel mezzo della campagna inglese. Finalmente non ci saranno boschi, laghi o altro a rompermi le scatole. Neanche a farla apposta, la mia parte di campo di battaglia di solito è piena zeppa di fastidiosi elementi naturali. Ma bando alle ciance. Allora, la prima ondata, come potete vedere, è composta da carri armati medi. Qua dietro qua che abbiamo qualche carro Bishop più pesante. Ed infine, ok, l'avevo riconosciuto, abbiamo il Churchill.
Visto che i nostri avversari tendenzialmente schiereranno dei carri armati, potremmo cercare di concentrare le nostre unità pian pianino affrontando ognuna delle varie ondate. Sarei tentato effettivamente di testare direttamente il carro armato pesante Tiger 1, sì, ma magari girato verso l'avversario, che non mi dispiace. Anzi, magari mettiamo qua dietro alcuni Tiger. Perché girate la canna dall'altra parte? Ma parca di quelli per porca. Mentre invece davanti possiamo mettere di sicuro qualche anticarro potenziato. Magari lo possiamo mettere anche ai lati, e ovviamente si girano, ma vabbè, dettagli, in modo tale che i nostri carri principali attirino il fuoco nemico. Mettiamo comunque il nuovissimo cacciacarri, che sembra una bella bestia rispetto a quello precedente. Schieriamo ovviamente il nostro ufficiale esperto nei rapimenti, anzi più che altro esperto nel farsi rapire. Perfetto, speriamo di non aver fatto cavolate, quindi che la battaglia abbia inizio. Wheela, ok, ci stanno già attaccando pesantemente, come potete vedere. Li abbiamo già battuto alcune unità. Le abbiamo battute tante unità. Con che velocità noi li abbiamo distrutti. Abbiamo subito un po' di danni, ma neanche troppi. Ondata numero 2, ci stanno attaccando da quest'altra parte. Ragazzi, ruotate voi altri. Perché si qua non ruotano? Ciccio, oh, alleluia, si sono finalmente accorti. Il problema è che stavolta abbiamo gli alberi, ma non sembra che ci diano troppi problemi. Vediamo un po'. Per niente, i nostri colpi stanno passando e trapassando, ovviamente, i carri armati nemici. Guardate come fossero burro. Li abbiamo trucidati alla velocità della luce. Infine, terza ondata. Guardate quanti carri, sono tantissimi questa volta. È bella potente come ondata. Effettivamente abbiamo subito un po' di danni, ma come potete vedere, i nostri ce la stanno facendo senza nessun problema. Hanno tentato di distruggermi, ovviamente, le mie artiglierie che avevo piazzato tatticamente nelle retrovie. Maledetti! Ok, restano dei carri qua dietro. No, li hanno abbattuti tutti. Speravano effettivamente di riuscire a fuggire. E invece, ti insegno io. Ok, ancora una volta una vittoria schiacciante. Ho speso come al solito tutti i soldi, ma sono riuscito a rifarmi delle perdite precedenti. Peraltro, fra le nostre unità di fanteria, più avanti possiamo sbloccare quelli con lanciafiamme e quelli d'assalto con i fucili d'assalto molto, molto più pesanti. Oh mio Dio, abbiamo un'unità davvero incredibile. L'Hulket, generatore di mine guidate. Cioè, nel senso che si muovono verso il nemico. Queste dovrebbero devastare i carri nemici. Uira! È praticamente una sorta di trattore stranissimo. Tuttavia, potremmo sbloccare il Panzerwerfer, il camion con razzi potenziato. Noi prima avevamo quello di base. Con la versione potenziata probabilmente resisterà di più e farà anche molti più danni. Allora, vediamo un po'. Ora possiamo scegliere fra due missioni di tipo deathmatch. Una Oxford, e avremo tendenzialmente carri armati, aerei e qualche struttura che probabilmente sarà l'aeroporto, che genererà in continuo gli aerei. Allora, ancora una volta il nemico ha delle unità di artiglieria, presumo numerosi carri ovviamente in prima linea che dovremmo cercare di abbattere, e nelle retrovie ha ovviamente un aeroporto con dell'artiglieria antiaerea, mentre invece in cielo ha dei bombardieri e degli aerei a difenderli. Aspetta, hanno tante unità. Porco cane, un sacco di unità aeree. Eh sì, dovremmo investire tanto nell'artiglieria anche aerea noi stessi. Oh, senti, a questo punto ancora una volta in prima linea vediamo di piazzare un bel po' di cacciacarri aiutati. Oddio, non penso che i Tiger 1 siano necessari. Sono tendenzialmente carri pesanti, qualche cacciacarro, qualche carro kamikaze che non mi piace proprio per niente, in effetti, Guarda, mettiamo casomai nelle retrovie dei Panzer, così che non dovrebbero essere quelli che rimangono distrutti eventualmente dai carri kamikaze nemici. E direi che è il momento giusto per inaugurare il nostro Flak Panzer, ovvero la contraerea mobile, in modo tale da riuscire a proteggere dagli attacchi degli aerei nemici le nostre truppe. Ne schieriamo un bel po', magari qualcuno anche nelle retrovie in caso di necessità. Non dimentichiamoci ovviamente del nostro ufficiale, che mettiamo più o meno al centro, perfetto. Ed infine nelle retrovie direi di piazzare un po' pochettino di artiglieria con cannone potenziato, perché tendenzialmente è di solito l'artiglieria quella che riesce ad abbattermi le varie strutture nemiche. Ok, incrociamo le dita e che lo scontro abbia inizio. Ok, cerchiamo di abbattere come prima cosa tutti i carri prima che riescano a fare troppi danni alle nostre unità, perché dobbiamo assolutamente raggiungere il loro aeroporto sperando che i loro bombardieri non ci abbattano. Sembra che stiano battendo in ritirata. Perfetto, oddio, mi sa che hanno abbattuto i nostri o i loro aerei, non riesco a capire chi sia morto. Ok, restano pochi carri armati nemici. Bravi. Uila, qualche nostro bombardiere intanto li bombarda anche dall'alto. Potreste bombardare l'aeroporto, che mi pare la tattica migliore. Buongiorno ragazzi. Qualcuno dell'artiglieria, qualche carro armato. Nel frattempo potete vedere che i nostri carri, per fortuna, stanno avanzando. Ok, dovremmo vincere la battaglia nel giro di pochissimo. Olè. Uno dei nostri aerei nel frattempo ha provato a bombardare l'aeroporto mancandolo di chilometri. Vabbè dai ragazzi, è praticamente vinta. E ok, vittoria ragazzi, ancora una volta una grande vittoria lampo.
Cominciamo subito a spendere tutti i punticini che abbiamo accumulato. Possiamo sbloccare il Goliath, la mina robot. Costa davvero poco ed è praticamente un piccolo carro armato che si dirige verso i carri armati nemici, si piazza sotto di loro ed esplode. Il problema è che ha poca corazza, quindi se gli sparano il poverino non potrà fare più di tanto. Perfetto, sblocchiamo dai un carro migliore per il nostro ufficiale che se lo merita. Ecco qua quanto mi costa, 1200, sono soldi che possiamo spendere, tanto ne abbiamo una marea. E ammetto, non mi dispiace l'idea di poter schierare anche sul campo la fanteria armata di fucile anticarro. L'abbiamo testato ai tempi di Battlefield e devo dire che è un'arma di cui mi sono innamorato. Perfetto, ma soprattutto più avanti, come dicevamo, potremo avere il lanciafiamme. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare quest'oggi di bello. Abbiamo ancora un deathmatch contro tendenzialmente carri armati nemici e artiglieria. Potrebbe essere più difficile del previsto, ma ci pagheranno tanto bene se ce la facciamo. Allora, questa volta abbiamo un terreno molto irregolare, come potete vedere, e il nemico ha un bel po' di carri. Porco cane, potrebbe essere molto più difficile di quanto avessimo immaginato. In effetti abbiamo dei Mark IV come carri leggeri, i Churchill pesanti, i Matilda 2 medi. Ai 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 ai, e da quest'altra parte abbiamo i carro lanciafiamme. Oh oh. Questo potrebbe essere un problema forse qualora schierassimo tendenzialmente della fanteria, ma non è mia intenzione. E ovviamente ci dobbiamo anche occupare dell'artiglieria con cannone. E siamo anche fortunati, nel nostro campo di battaglia abbiamo anche una collina con in cima una chiesa che avremmo già dovuto abbattere, ma purtroppo non c'è stato tempo. Direi che la nostra artiglieria la possiamo schierare direttamente qua, dovrebbe riuscire a coprire la maggior parte del campo di battaglia in giro di pochi secondi. Ammetto, sarei tentato di riempire di mine il nostro fronte, ma non mi fido che i nostri nemici ci passino effettivamente sopra. Quindi, un po' come abbiamo fatto prima, mettiamo ancora dei cacciacarri, li metto un attimino distanti, visto che comunque riescono ad attaccare da una certa distanza. Nelle retrovie mettiamo l'anticarro potenziato, ecco qua, almeno tre, facciamo, aspetta, mettiamolo anche da quest'altra parte, perché qui avremo la collina che ci darebbe effettivamente fastidio. Schieriamo il nostro Constantine vicino alle nostre truppe. Mettiamo qualche Tiger pesante, penso che farebbe al caso nostro. Ecco, ne mettiamo magari un paio, ma sì dai. E per il resto vedrei quindi di schierare dei Panzer 5. Mettiamoli abbastanza distanti gli uni dagli altri, in modo tale che qualche attacco di artiglieria non riesca a distruggerli in un sol colpo. Ok, incrociamo le dita e che la battaglia abbia inizio. Perfetto, eravamo già a distanza di tiro con i carri nemici che, oh là là, non ce la fanno proprio. Questa volta stanno avanzando i maledetti. Porco cane, potevo mettere il campo minato. La loro barretta sta scendendo molto più velocemente della nostra. Oddio, abbiamo subito un po' di danni. Guarda i furbacchioni che sono saliti dalla collina. Pensavano di fregarci. Speriamo che i nostri aerei riescano a distruggere i ragazzuoli. Veloci, distruggete la maggior parte dei loro carri. Siamo un attimino ad un impasse in questo momento. Abbiamo subito più danni noi che loro. Ma mi straprendi in giro. Gioco, non ti azzardare a farmi perdere la battaglia. Avevamo chiaramente una netta superiorità, ok? Ci restano pochi carri purtroppo. Il nemico è riuscito ad abbattere la maggior parte. Non ci credo mai nella vita. Credevo che la collinetta sarebbe stata la nostra carta vincente. Ed invece la nostra artiglieria non ha sparato praticamente neanche un colpo. Il nemico ci è riuscito a distruggere. Ok, tentativo numero 2. Questa volta provo un approccio più sulla difensiva. Cercherò di fare in modo che siano i nemici a venire da noi, sperando ovviamente che mi passino sopra il campo minato. Sulla collinetta ci sono ancora una volta un paio di artiglierie. E a loro difesa ho messo le unità di fanteria con i fucili anticarro, che dovrebbero essere effettivamente perfetti. Come potete vedere abbiamo un paio di Panzer 5 nel boschetto. E ho messo ovviamente altra fanteria armata di fucili anticarro. Qua davanti invece abbiamo gli anticarro potenziati che dovrebbero attirare l'attenzione del nemico. E nel folto della foresta potete vedere che ho messo i Goliath, così che il nemico non appena si avvicina al bosco non riuscirà a sparare i Goliath e dovrebbero riuscire a farsi esplodere. Da questa parte, non so se funzionerà, ho messo un po' di artiglieria con cannone potenziato che dovrebbe occuparsi dell'artiglieria nemica. Ok, incrociamo le dita e che la battaglia abbia inizio. Parte seconda. Ok, vediamo un po' se funziona. Perfetto, vedo che le nostre unità riescono ad attaccare i carri nemici senza nessun problema. Mi stanno già bombardando la chiesa, ma vergognatevi. Ok, la nostra fanteria dovrebbe iniziare a sparare a buona parte dei carri nemici non appena si avvicinano. E gli stanno facendo parecchi danni. Perfetto, li abbiamo indeboliti parecchio. Oddio, abbiamo subito un po' di perdite anche noi. Oddio, che è successo qua giù? Vedo fuoco e fiamme letteralmente dovunque. Ma non buttatevi in mezzo alle fiamme anche voi, geni. Allora, vediamo di prendere il controllo di qualche carro armato per cercare di avanzare verso le difese nemiche. Aspetta che c'è un carro laggiù, vediamo se riesco a prenderlo. Non so neanche se è distrutto. Aspetta, ripara, ripara, ripara veloce prima che ci danneggino ulteriormente. Ah, non ce l'ho fatta.
Perfetto, dovremmo aver distrutto la maggior parte, se non tutti, i carri nemici. Quindi ora non ci resta che distruggere il resto delle unità nemiche, sperando che i nostri carri non vengano distrutti. Porca di quelli per porca, abbiamo subito danni considerevoli. Dai ragazzi, veloci, non mi deludete così. Ok, non ci resta che procedere a piedi con il nostro fucile anticarro. In teoria dovrebbe essere perfetto anche per danneggiare sia le unità nemiche che ovviamente le varie strutture. Perfetto. Sto cercando ovviamente di aggirarli passando vicino alle case in modo da poterli usare come copertura. Oddio, mi hanno colpito un attimino, ma vabbè, dettagli. Medikit, perfetto. Wow, hanno demolito la casa. Stavo per entrarci, ho detto, ah, tatticone della vita. E invece, guardali, sono là in fondo, adesso li ho visti. Ok, l'ho colpito, medikit, veloce. Guardalo un altro sul tetto lassù, aspetta. Perfetto, dovrei averlo abbattuto. È questione di pochi secondi, ce n'è un altro lì. Fatto fuori. Come questa casa regga è un mistero, ma vabbè, dettagli. Eccolo laggiù, ti vedo, morto. Perfetto, dimmi che era l'ultimo, forse c'è ancora qualcuno. Oh, porca di quelli per porca. Ma la smettete di distruggere le strutture qui mi trovo io. Perfetto, importante aver vinto la battaglia. Mi sono preso un colpo assurdo. Non mi sarei mai aspettato che proprio la fanteria sarebbe stata l'unità che avrebbe determinato la vittoria in questo scontro. Oh, almeno ci hanno pagato bene. Questa volta abbiamo una o due missioni finali. Finale a Dover o finale a Winchester? Ma soprattutto siamo pieni zeppi di punti scienza e abbiamo anche una marea di soldi. Perfetto, allora rimanderei casomai la battaglia finale al prossimo episodio. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Aspettate che paghiamo il riscatto del nostro ufficiale, che ormai è un'abitudine quotidiana. Dicevo, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace alla serie e noi ci vedremo nella prossima campagna. Ciao ciao!